Ci troviamo presso il comune di Cavour, il sindaco Sergio Paschetta. Come difende il suo comune da questo contagio? Beh, insomma, diciamo che come tutti i sindaci cerchiamo di fare il massimo del possibile come istituzione, quindi in collaborazione con le altre istituzioni siamo chiamati a cercare di contenere al massimo quella che può essere l'espansione dell'epidemia. Quindi chiaramente siamo nelle mani della sanità, degli operatori sanitari per tutto quello che riguarda l'aspetto medico, quindi a loro innanzitutto va il grande ringraziamento per il sacrificio che stanno portando avanti, e noi come comuni quindi cerchiamo di fare attività di sensibilizzazione verso la popolazione, una forte sensibilizzazione, perché vogliamo che la gente stia a casa, che eviti al massimo qualsiasi tipo di contatto con altre persone o anche con zone o con diciamo delle, si portino in situazioni che possano contrarre in qualche modo il virus. Quindi abbiamo messo in atto delle iniziative grazie al supporto di volontari, di tanti volontari che in particolare hanno iniziato a portare la spesa a casa per chi ne ha bisogno, ma anche non solo per chi ne ha bisogno, ma diciamo per tutti quanti, in modo tale che ci sia il minimo delle persone che siano in giro. E poi abbiamo attivato un altro importante servizio, che è quella consegna dei farmaci, quindi non solo consegna ma anche prenotazione, in modo tale che la gente non si debba muovere da casa se ha bisogno di un farmaco che viene ripetuto in modo sistematico dai medici. Quindi semplicemente deve mettersi in contatto con il proprio medico e segnala quindi la necessità di avere il farmaco. Quindi questo predispone la ricetta, che poi viene ritirata dal personale predisposto della protezione civile, che passano a ritirare dai vari medici a fine orario e le portano nelle farmacie che ciascun paziente ha scelto. Quindi sarà poi cura della farmacia a preparare il pacchetto e a sua volta chiamerà i servizi volontari della Croce Verde, che li porteranno direttamente a casa. Questo quindi è proprio una cosa in più che vuole andare proprio nella direzione di ridurre al massimo gli spostamenti di tutte le persone. Poi come questo, come anche ci sono altri metodi che insomma devono essere attivati da tutti con grande attenzione, perché purtroppo l'unico strumento che abbiamo in mano per calmierare l'espansione del virus è proprio quella di stare a casa. Dico purtroppo perché da una parte ci porta dei sacrifici, perché tutti vorremmo avere contatti sociali, okay, ma allo stesso tempo è una fortuna che possiamo contenere il virus stando comodamente a casa.